perfetto, interviene il primo mezzo. Il primo mezzo che interviene deve fare un'operazione chiamata triage, ovvero verificare tutta la sicurezza della scena. Quindi che vi sia stata staccata la corrente, che non ci sia pericolo più per neanche per i soccorritori. E fare un primo, chiamiamolo smistamento dei feriti, dividendoli per codice di gravità. Solo questo, non devono dedicarsi a curare nessuno in particolare. Occhio a quello che è vicino del materiale. I codici verdi che sono stati riconosciuti tali e gli altri si stanno, hanno allertato la centrale per l'invio di altri mezzi. Pochi, non possiamo avere dietro, e poi ritornano per soccorrere gli altri tecnici coinvolti. Roba da trauma e zanno. Un altro rosso! Giallo! Fai la chiamata alla centrale con il soccorso e abbiamo già ancora i gialli, i rossi sono già gestiti. Carichiamo. Mauro, mi butti giù la barella. Allora sono arrivati altri due dettagli che come vedete si stanno dedicando singolarmente ciascuno ad un ferito. Marco! Quelli che sono stati considerati codici neri, quindi ormai deceduti, vengono lasciati in disparte. Carichiamo lui. Vedete che il caposquadra del primo mezzo intervenuto sta smistando gli altri mezzi che sono successivamente arrivati sui codici rossi, quelli più importanti. In questi tipi di situazioni i codici verdi che vengono per primi allontanati dalla situazione possono anche essere impiegati eventualmente per dare supporto al soccorso dei più bravi. Ecco, il primo paziente sta per essere caricato su quella tavola gialla che si chiama tavola spinale, che consente l'immobilizzazione della persona che ha subito un trauma. Manca la gamba, ragazzi. 2, 3. Ok. Toni, ferma capo, per favore, così mi sta. Come vedete nei vari equipaggi che stanno intervenendo, il capo equipaggio, dal primo momento in cui si è avvicinato al paziente, si è disposto al lato della testa e sta tenendo la testa nella posizione corretta. 1, 2, 3. Fai caricare la prima, la scarica e viene a prendere gli altri. Sempre qua, hai capito? Allora adesso il primo ferito sta per essere caricato e trasportato al punto medico dove verrà meglio assistito. Molto spesso nelle maxi emergenze vengono installati dei punti medici avanzati, dei PMA, che sono dislocati sul territorio e consistono in delle tende autogonfianti dove all'interno viene allestito un pronto soccorso da campo e gli si dà prima assistenza prima dell'inoltro in un vero e proprio ospedale. Sappi, scarichi e mi viene a prendere gli altri. Quella particolare coperta dorata che è stata messa sul ferito è un, si chiama telino termico, e consente di mantenere la temperatura corporea del paziente. Non
a raccogliere la roba. Ok, come va? Punto l'equipaggio che è arrivato, terminato il triage, si sta dedicando ad un singolo ferito. Ok, i primi equipaggi, vedete, stanno cominciando a caricare. No, per ora no, sto gestendo gli ultimi, i due gialli. A posto, ossigeno, parametri nella norma, Jessica. Di tutti e due i gialli, sono i parametri nella norma. Hai cambiato uno? Ok. Perfetto, a questo punto i mezzi vanno verso il punto medico avanzato dove viene dato il primo soccorso ai feriti. Diciamo in questi casi comunque coordina tutte le operazioni per rimonto dei mezzi. È un giallo, la scena è sicura, la corrente è già stata tolta. No, giallo, un giallo è già stato, lo sta già seguendo la ora di nuovo. Vai alla testa con la mitera. Marco, vai. Il braccio ti fa male. Anche il braccio. Uno, due, tre. Vai, butta su. Ok, già. Noi siamo a posto. Vieni, Oro! In questo momento c'è un bacio che sta verificando le condizioni del ferito sdraiato. Vedete che anche in questo caso il capo equipaggio si è messo a tenere in posizione il capo e gli altri eseguono i suoi ordini per l'immobilizzazione e il trasporto. Zaino qua! Antonio, gestisci quella lì. Per tutti quelli che hanno visto e partecipato oggi voglio ricordare che sul sito della Croce Verde o sulla pagina Facebook della Croce Verde sono disponibili i video e le foto dell'evento. Quelle di quest'anno saranno caricate al più breve. Fisiologica. Un altro tenino sterile per poco. Vedete che i primi mezzi che hanno scaricato stanno ritornando dal punto medico avanzato per caricare i restanti feriti. Questa è una situazione abbastanza classica perché comunque non è pensabile trovare sul territorio contemporaneamente 15 ambulanze per il soccorso, quindi si fa questa operazione di triage che abbiamo detto prima, vengono poi trasportati più gravi in un punto molto vicino dove si dà la prima assistenza e poi i mezzi rientrano e trasportano i successivi feriti. Ok, vorrei ricordare a tutti che tutte le persone che vedete coinvolte nel soccorso sanitario in questo scenario sono tutti personale volontario che presta tempo del proprio tempo libero a questa attività. Un'attività molto nobile. Genova diciamo che è una delle città in Italia dove comunque il soccorso è in mano ai volontari. Ora viene, vedete, ruotato il paziente.
Disposta anche lui, assicurata che fosse stata disattivata la corrente. In caso di incidenti stradali occorre sempre staccare e chiudere il quadro della macchina e estrarre le chiavi, perché comunque qualsiasi cosa può scatenare eventualmente un incendio per peggiorare la situazione. Quindi la sicurezza dei soccorritori e di tutte le persone che sono all'interno è la prima cosa. In tutti i casi di crolli sicuramente vengono anche attivati i pompieri, che possono eventualmente verificare le stabilità delle strutture prima di poter intervenire al soccorso. Marco! È stato caricato un altro paziente e viene portato al punto medico. Aspetta, tirate il punto medico. Aspetta, ci sono anch'io. Ricordo che questa attività, simulazione è la conclusione di una giornata intera chiamata Memorial Tia Benedetti, che ha visto partecipare ad una gara di soccorso che si è svolta su tutto il territorio sestrese. Potete anche sglacciarlo, no? Non ho visto ambulanza a questo angolo. Sglacciamo? Quando avete finito, siete tutti qui che...